5 scuse per chi abbandona i cani. Devo dirti una cosa. Dimmi. Forse abbandono il mio cane, Mio. Cosa? Forse abbandono il mio cane. Pia, non ti sento. Ho detto che forse abbandono il mio cane. Complimenti. Caffè? È per me. No, l'avevo chiesto corretto. Ah. No! Ma scusa, perché dovessi abbandonarlo? Perché non ho la disponibilità economica per mantenerlo. Hai cambiato telefono? Sì, ho preso l'iPhone X. Sì, ma è a rate. Cioè, questo qua sono 1000 rate da un euro. In casa sporca un sacco. Ah, lui? Perché io, scusami. Questi cani non sono come noi, Lo faccio per i bambini. Sai come ti nasce un figlio? Magari allergico al pelo dei cani, che fai, lo butti? Eh certo. Stai con la tua ragazza da un mese. Dove sarebbero questi bambini? Nella nostra testa. Nella nostra immaginazione. Già ci immaginiamo un ragazzino, alto, biondo, con gli occhi azzurri. Piacciono i cani, però allergico purtroppo. E poi c'è la bambina. Lei vuole uno scoiattolo. Ma dove cazzo la compri uno scoiattolo in Italia? È aggressivo con tutti. Ma che Pirillo? Pirillo, eh? Ma se racconti che quando sono arrivati i ladri, lui aspettava lì le coccole e loro ti svaliggiavano casa. La verità è che ho un problema al ginocchio. Mi sa che è rotto e mi fa male. E non posso portare il cane a fare pipì e lui ne soffre tantissimo. È estate, no? E dove vai dopo? A giocare a calcetto. Allora, Mirko, la motivazione reale è questa. Io devo partire in vacanza con la mia fidanzata, giusto? Il cane a chi lo lascia? Ai miei genitori? No, sono troppo vecchi. Lo lascio a te? No, perché sei allergico al pelo dei cani. Ho chiesto ad una struttura e mi costa più della vacanza stessa, quindi che faccio? Io sto cane lo abbandono, no? Complimenti. Altro caffè? È sempre per me. E no, anche questo doveva essere corretto. Ah, mi spiace, un attimo, facciamo solo... No! Oh! Ma che assurdo. Ti sei mai chiesto se lui ti abbandonerebbe? No, è un cane. Eh già, è un cane. So, fossi lui mi abbandonerei. Abbandonarlo? Non ci penso neanche. Neanche quando piove e lui è così pigro da non portarmi a fare la pipì. O quando mi sgrida perché vorrei solo giocare. O quando non mi dice grazie se prova a tirarmi sul morale. Perché lui, anche se fa cagare, è il mio miglior amico. Non guardarmi così. Mirko ha ragione, ma non capisce la situazione. Io a questa vacanza ci tengo troppo e questa è l'unica soluzione utile. È troppo facile parlare di problemi degli altri. Ma mi stai lasciando davvero per partire in vacanza da solo col cane? Mi stai lasciando in macchina? Sì, ma cerca di prendere un modo un po' più... No, vai a cagare. Ma vedi a sto cretino. Andiamo in vacanza. Però prima passiamo dai miei, così andiamo a trovare quella cagnolina che forse l'anno scorso hai messo incinta. Ma come? Avevamo detto che non ci tornavamo più? Oh, ma che? Non sono pronto per fare il padre. Aiuto!